Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi sono tutta rosa perché parleremo di cose brutte. No, vabbè, come avete visto dal titolo, oggi parleremo di salute mentale e di terapia. Quindi vi parlerò un po' di cazzi miei principalmente e della mia amazing crescita personale di questi ultimi 3 anni, ok? Detto ciò, se non mi conoscete, ciao, io sono Doina. Se mi vedete per la prima volta, mi dispiace che mi vediate così per la prima volta. Qui parliamo un po' di tutto. In questo canale ho iniziato a parlare del Canada, poi mi sono spostata alla sostenibilità, al veganismo, al mondo sostenibile, tutte le cose che insomma mi interessano. Adesso sto facendo anche un dottorato in letteratura, quindi ogni tanto parlo anche di quello. Se mi volete seguire, ci sono tutti i link qua sotto a Instagram, dove sono molto attiva, TikTok, dove sono un po' meno attiva, ma comunque ci sono, e altre cose che potrebbero interessarvi. Detto ciò, iniziamo questo video. Per parlare del perché ho questo outfit e perché devo fare la mia skincare mattutina, quindi ho deciso perché non fare una cosa bella mentre parlo di una cosa brutta. Perfetto, quindi non è una cosa brutta. Quindi mi farò la skincare che devo fare perché non c'ho niente sul viso. Mi devo preparare perché oggi una mia amica mi porta a fare un tea party, perché al mio compleanno l'anno scorso mi aveva regalato questa esperienza di andare insieme a farci un tea party in un posto tipo un salone da tè molto carino, e il mio compleanno sta arrivando ancora e lei ha detto: "Girl, we need to go." Quindi mi sto preparando per essere bella e andare a questa cosa. Quindi vi farò vedere alcuni prodottini che uso, perché io uso questo brand da un bel po', si chiama Haru Haru Beauty, è un brand coreano, cruelty free e vegano. Pazzeschissimo, we love that. E il brand mi ha inviato 2 prodottini da provare, quindi io sono molto contenta. Mi sento speciale, in realtà no, l'hanno inviato a un sacco di persone, però mi sento speciale lo stesso che posso provare questi prodotti così, diciamo, presto. E quindi non è un addio, non è cosa, perché comunque la skincare che io utilizzo non è detto che funzioni per voi, quindi insomma, quando comprate i prodotti per la skincare, fate caso ai vostri bisogni e non guardate alle cose che vi faccio vedere io. Insomma, poi se ovviamente abbiamo una stessa pelle, la mia pelle è un po' secca, normale, niente di che, semplicemente con l'arrivo del freddo inizia a seccarsi ancora di più, quindi ho bisogno di super extra hydration. Detto ciò, iniziamo questo video e inizierò dal fatto che cosa mi ha spinto ad andare effettivamente in terapia. Cosa mi ha spinto ad andare in terapia è stato soprattutto il 2020. In realtà io avrei avuto bisogno di terapia molto prima, però il 2020, come molti credo, è stato un po' un momento clou per molti di noi. C'è chi l'ha vissuta bene perché faceva la pizza tutti i giorni. That was not my case. Perché io nel 2019 ho iniziato il mio primo lavoro serio, quello da ufficio, eccetera, corporate job, che mi ha uccisa fin dai primi mesi, ed è stato quello il momento in cui ho deciso che io non volevo più stare in Canada, me ne volevo andare. Infatti, io nel 2020 sarei dovuta andare via dal Canada e mi sarei dovuta trasferire in Europa. E non è successo per colpa della pandemia. Quindi questo ha affettato un bel po' la mia salute mentale, se posso dire, perché io già non stavo bene in Canada, in più è arrivata pure la pandemia, con un piano già in testa tipo sì, ce ne andiamo via, non ce ne siamo andati. Quindi ho dovuto puntare a un piano B, e il mio piano B è stato quello di, you know what, forse sarebbe ora, forse mi sento pronta di andare a fare un dottorato. E come ben sapete, se mi seguite da un bel po', io al dottorato non ci sono entrata fino al 2023. Quindi anche quello ha affettato un po' la mia salute mentale. Detto ciò, quindi nel 2020 ho passato un periodo molto brutto, perché comunque una volta che abbiamo iniziato a stare in pandemia, una volta che siamo entrati in lockdown, io ovviamente ho continuato a lavorare perché potevamo fare il nostro lavoro anche da casa. E non è stata una bella esperienza. Primo perché per 9 mesi io ho lavorato col mio computer, sfigatissimo di 14 pollici, e poi si sono svegliati a un certo punto di darmi un computer aziendale, che comunque rimaneva un computer sfigato di tipo 14 pollici, però almeno era quello aziendale, quindi potevo più che potevo quando mi arrabbiavo, ecco. Detto ciò, il primo periodo in pandemia, soprattutto col lavoro, non è andata bene. Io ovviamente ero e io già soffrivo di ansia da quando mi conosco, ma non ho mai deciso di fare niente di serio al riguardo, perché, you know, di salute mentale si parlava poco. Parlo della mia generazione, dei millennial. I nostri genitori probabilmente sono di quella generazione del "sei depresso? Ma se hai tutto." Quindi diciamo che a quel livello non è andata benissimo, tanto che appunto io non ho capito fino ad andare in terapia che avevo molti problemi ancora più gravi dell'ansia e della depressione, ovvero i problemi di rabbia.
Io ci scherzo su, però purtroppo questo è stato una cosa che mi ha dato una svegliata, soprattutto in pandemia. Sia chiaro, lo so che magari qualcuno che pensa a qualcuno con i problemi di rabbia pensa a una persona violenta, pensa a una persona che spacca le cose, eccetera. Sì, sono arrivata anche al punto di spaccare cose, tanto che una volta ho spaccato un computer. Però ovviamente i problemi di rabbia non sono solo quelli, anzi molto spesso sono persone come me che sono molto introverse e tengono tutto dentro finché non esplodono in qualche modo. E questo ovviamente portava ai miei problemi di ansia, questo portava ai miei problemi di depressione, insomma era tutto connesso in qualche modo. Quindi quando ho deciso di andare in terapia, sono andata in terapia all'inizio del 2020, quando sono andata in burnout per causa del lavoro e stavo per lasciare il lavoro. E ovviamente non l'ho lasciato perché mi sono fatta convincere a bindolare, purtroppo. Non l'ho lasciato, ma ho deciso, you know what, ho bisogno di andare in terapia. Quindi all'inizio mi sono approcciata principalmente a un psicologo canadese. Facevo ovviamente le cose online, tutto molto bello. E quando mi sono approcciata a questa psicologa canadese non mi sono trovata bene per niente, raga. Cioè, non è un fattore di lingua, perché comunque io so sia il francese sia l'inglese senza problemi, ma proprio vedevo che in qualche modo non ci si capiva. Non ci si capiva e alle volte lei mi faceva parlare, ma senza effettivamente darmi dei consigli utili, quindi ero tipo, girl, what are we doing here? Cioè, dovreste aiutarmi in qualche modo. Anyway, detto ciò, ho deciso di mollare sta cosa. Ho deciso che non facevo per me. Ho detto, you know what, va bene così. E nel 2021 è arrivato un altro periodo bellissimo, sia lavoro sia psicologico soprattutto. È stato l'anno in cui sono stata probabilmente peggio per tanti motivi. Uno, perché fui rifiutata al dottorato per la prima volta, per il primo anno. Nel 2020 avevo fatto la domanda, nel 2021 mi hanno detto, no girl, you're not going anywhere, you suck. Quindi la mia autostima, che è già bassa di per sé, è andata ancora più bassa sotto e ho iniziato insomma a dire, oh mio Dio, I'm dumb, sono stupida, non mi merito di andare al dottorato effettivamente, che cazzo vuoi che ti accetti, guarda quello che hai fatto finora, non hai fatto niente della tua vita. Insomma, ho iniziato a blastare me stessa principalmente per queste cose. E ho deciso, you know what, forse dovrei tornare in terapia, perché mi sa che ne ho bisogno. Quindi a fine del 2021 ho deciso di tornare in terapia, ma stavolta ho deciso di cercarmi una psicologa italiana, perché ho detto, you know what, forse la lingua, forse il fatto di, non so, tipo anche essere italiana all'estero, così in qualche modo potrebbe essere d'aiuto, magari per chi ne capisce di queste tematiche. Sì, è chiaro, il fatto di essere in Canada non è che mi pesasse molto, erano altri i miei problemi. E quindi ho utilizzato uno bravo, non è una pubblicità, semplicemente io l'ho utilizzato per 2 anni, mi sono trovata molto bene e l'ho consigliato anche a tante altre mie amiche. Quindi io ho utilizzato questo servizio perché era online prima di tutto, quindi io potevo fare le sedute dal Canada e poi a orari, insomma, che a me come funzionavano, perché io facevo terapie tipo alle 7 del mattino, perché per lei erano le 1 di pomeriggio, quindi era molto divertente, tipo io che arrivavo buongiorno, però è stato molto comodo proprio perché si decideva il giorno, si decideva l'ora, perché per la comodità di tutti. E vi dico, mi sono trovata bene con questa psicologa fin dall'inizio. Io avevo compilato, tu compili tipo un form principalmente dove dici un po' quello che, un po' le problematiche che pensi di avere, e loro ti associano a uno psicologo e poi fai la call conoscitiva e vedi un po' come vanno le cose. E le cose sono andate bene fin dall'inizio, mi sono trovata veramente bene con lei, era una persona che si vedeva che ascoltava, capiva e empatizzava molto, quindi i consigli che lei mi dava erano sempre on point, veramente bellissimo. Quindi ho iniziato questo percorso e vi dico, all'inizio mi sembrava veramente che non stessi andando da nessuna parte, cioè i primi mesi erano tipo, what are you doing here? Non funziona. Tipo io volevo i miracoli in un mese. Poi sia chiaro, adesso dirò una cosa groundbreaking, però purtroppo i progressi in terapia dipendono solo da noi. I know. Quindi diciamo che all'inizio abbiamo iniziato a lavorare molto sull'ansia, su come controllare, perché io gli ho detto, non so, ho tanta ansia di parlare in pubblico e io ero tornata all'università, oltretutto pochi mesi dopo aver iniziato il percorso di terapia, quindi ho detto, io devo parlare davanti alla mia classe, devo fare presentazioni, magari dovrò a un certo punto andare a conferenze, io vorrei arrivare a un dottorato, al dottorato comunque devi fare conferenze, devi fare queste cose qua, e io ho molta ansia. Io infatti, raga,
al liceo soprattutto, perché secondo me la mia ansia è iniziata molto al liceo, si è sviluppata ancora di più per sia problemi di autostima sia per come mi facevano sentire gli altri, e poi anche all'università. Quindi per me parlare in pubblico, parlare davanti a un pubblico era terribile. Io prima degli esami vomitavo, non sto scherzando, vomitavo per l'ansia, non riuscivo mai a mangiare, ero sempre, cioè era terribile. Quindi anche qui in Canada era successa la stessa cosa. Quindi lei, diciamo che mi dava degli esercizi da fare, mi diceva delle cose da fare giornalmente, che all'inizio possono sembrare cose stupide, vi giuro, possono sembrare cose stupide perché io dall'esterno sono tipo, yeah right. Invece con il tempo queste piccole cose che lei mi dava da fare o che mi diceva di fare, di scrivere, quel che è, hanno aiutato. E mi sono resa conto effettivamente dei progressi che io facevo dopo tanto tempo in cui pensavo alla me del 2021, alla me del 2020, alla me del 2019, insomma. Quindi con il tempo ho aiutato, però ovviamente ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vuole presenza e ci vuole anche molta onestà col tuo psicologo, perché se non c'è quello loro non possono leggerti nella mente. Quindi diciamo che io, siccome mi sono trovata bene fin da subito, I was oversharing everything, quindi that's okay. E mi ricordo questo episodio in cui io parlavo di questa cosa molto proud, dove dicevo sì, perché io mi sveglio al mattino, mi sveglio sempre alle 6 e non faccio nient'altro se prima non faccio workout, se prima non pulisco la lettiera dei gatti, se prima non tutto è pulito in casa, se prima, cioè tipo tutto doveva davanti a me essere perfetto, se io per me, affinché io potessi tipo allenarmi, perché se c'era una cosa fuori posto a me dava fastidio. E io l'ho detto in una maniera quasi tipo come se ne andassi fiera di questa cosa, del tipo guarda quanto sono strict, guarda quanto sono brava a mantenere una routine. E lei tipo ha detto yeah, that's not good, that's not good. E io ero tipo, what do you mean? Praticamente mi ha detto che io sono una freak control, non che ci volesse un genio per capirlo, però mi ha detto queste cose che tu fai al mattino, soprattutto le mantieni così regolari, così giornalmente, che tu non riesci ad avere una mente limpida se davanti a te tutto non è pulito, tutto. Perché vi dico, io sono una persona organizzata, ma ero troppo fissata con l'organizzazione, cioè tutto doveva essere su un posto, tutto doveva essere là. Se una cosa non stava al suo posto, io scleravo, raga, e non sto scherzando, non lo uso per esagerare la cosa, scleravo, ok? Quindi questa cosa ovviamente si è anche in qualche modo abbattuta anche su lui, che viveva con me e mi vedeva un po' alle volte sclerare per queste cose, tipo era tipo what the fuck girl. E quindi diciamo che anche questo, insomma, si è collegato a tutto, problemi di rabbia, problemi di ansia, tutte queste robe qua bellissime. Quindi quello che lei mi aveva fatto, che credo sia stato forse l'esercizio più difficile che abbia fatto quando avevo iniziato la terapia, è stato quello di dirmi: allora, adesso per le prossime 2 settimane tu al mattino ti sveglierai, ma non farai qualcosa della tua solita routine, cioè farai un piccolo cheat, no? Del tipo, solitamente devi pulire le lettere dei gatti? No, tu ti svegli, bevi la tua acquetta e vai ad allenarti prima di toccare la lettera dei gatti, oppure vai pulisci la lettera dei gatti ma non ti alleni per quel giorno e decidi di iniziare la tua giornata così, perché magari ti puoi allenare la sera, perché per me doveva essere tutto al mattino, tutto doveva essere lì, matematico, cioè altrimenti no, altrimenti per me la giornata non avrebbe funzionato, sarebbe esploso il mondo. Questo è tutto ciò che succedeva nella mia testa. E quando vi dico che quelle sono state delle settimane terribili, perché poi lei me l'ha fatto fare per un bel po', ma sempre con piccoli aggiustamenti, non è mai stata una cosa tipo in the face, tipo bam, fai questo, no, non fai più questo. E raga, ha cambiato la mia vita, non sto scherzando. Cioè qua non era questione di ah vabbè, avevi una morning routine, che vuoi che sia, no, era proprio una questione che tutto ciò che non funzionava al mattino per me automaticamente per me mi creava ansia, quindi di conseguenza mi creava nervosismo, e quindi tutto si collegava in qualche modo e io non mi ero mai resa conto di questa cosa, come per esempio aprire Instagram di primo mattino e vedere i commenti di merda sotto i miei video. Perché io le avevo detto, ah sai, faccio video su Instagram, sui social, dove parlo di questi argomenti, che insomma la gente non piace, molto spesso mi faccio molto influenzare da questi commenti, che non è molto facile. Quindi lei tipo per esempio mi ha detto, beh, quando ti svegli al mattino non aprire
il telefono subito, vai a fare le tue cose e apri il telefono solo in un momento in cui pensi di essere pronta a leggere questo genere di commenti e ovviamente anche cerca di non prenderli troppo seriamente perché insomma internet è internet. Quindi ci sono stati piccoli aggiustamenti che io ho dovuto fare nella mia vita, ovviamente ascoltando la mia psicologa, e pian piano queste cose hanno aiutato. Non è stata una cosa immediata, raga, non è stata una cosa immediata, perché il primo giorno mi sono svegliata e ho cercato di non pulire la lettiera prima di allenarmi, e no, perché quando mi stavo allenando vedevo quella lettiera che era lì, che aveva bisogno di essere pulita, che c'era la sabbietta per terra, io ero tipo quindi diciamo che principalmente tutto ciò ha funzionato e è stato un lavoro lungo. Poi abbiamo lavorato insomma su altre cose, come anche quella della mia fissa di allenarmi per forza al mattino, perché la sera no, perché ormai basta, io la sera non volevo fare niente, io volevo mettere tutto al mattino, mettermi tutti i miei impegni nello stesso giorno, se dovevo fare delle commissioni tutto doveva essere nello stesso cazzo di giorno, no? E quindi lei mi diceva sempre: perché fai queste cose? Cioè, why are you doing this? Cioè, io capisco che hai un giorno a settimana libero, dici di fare le tue commissioni tutto il giorno, ma per me era diverso. Per me era tipo: vedo un'amica la sera, ok, allora è giornata oggi che faccio pulizia in casa, vado a fare a pagare le bollette, vado a fare le commissioni che ho bisogno, vado a fare la spesa. E quindi lei mi diceva: tu ti stai tipo sovraccaricando di cose da fare e you're not enjoying that day. Cioè, quando vedrai la tua amica non sarai lì, non sarai lì con la testa, oppure se non farai queste cose sarai con la tua amica e penserai: ah, avrei dovuto fare questo. Quindi anche lì è stato tutto un esercizio di farmi fare le cose una cosa per volta. Oppure mi hai detto, un giorno mi ha detto: apri il tuo calendario e dimmi quali sono i tuoi impegni della settimana prossima. Quindi magari le dicevo, non lo so, domani c'ho lezioni, dopodomani qua lavoro, oppure qua devo andare a farmi i capelli o qualcosa del genere. E magari molto spesso vedevi che era tutto nella stessa giornata, perché io non volevo sprecare le giornate, e lei mi ha detto: no, adesso tu sposti questo appuntamento, questa cosa non la farai quel giorno ma la farai un altro giorno, quindi questo giorno è solo tu che vai a lezione, poi torni a casa, fai una cena, ti bevi un bel tè e ti guardi un film e non rompi il cazzo. Non ha detto questo, però, yeah. Quindi erano piccole cose che magari per qualcuno che sta ascoltando questo video non ha senso da fuori, non ha assolutamente senso, però per come era la mia testa in quel momento, non tanto la mia vita, perché la mia vita è sempre stata molto controllata, tutto era a posto, che casa pulita, al lavoro ero sempre super puntuale con le cose, però anche per la questione lavoro, tutto ciò che io facevo al lavoro mi creava ansia, proprio perché io volevo fare tutto alla perfezione, io non riuscivo a staccare dal lavoro se tutte le cose non erano fatte, e questo mi ha portato a lavorare tantissimo, soprattutto quegli anni di pandemia, tanto che appunto sono andata in burnout nel 2021, ragazzi, sono andata in burnout due volte, e a un certo punto la gente, la mia capa mi pregava di prendere le vacanze, mi ha detto: Doina, tu hai accumulato così tante vacanze che se non ti togli dal cazzo giuro che non so cosa ti faccio. Quindi io mi sono ritrovata tipo a settembre che avevo 6 settimane di ferie, quindi io ho detto: you know what? Vado in Italia, me ne sono tornata in Italia, mi sono fatta le mie vacanzette e poi ho iniziato terapia, per fortuna. Poi 2022 è stato un anno bruttissimo, ma è una cosa di cui non voglio parlare, non me la sento di parlare. Se la gente mi seguiva su Instagram al tempo, l'avevo detto, se la gente mi seguiva su Twitter al tempo, l'avevo detto, ma non me la sento di tornare su quell'argomento perché non me la sento. È stato un bruttissimo anno e non voglio più pensarci, storia passata, va tutto bene, eccetera eccetera, ma non voglio riparlare di quella cosa. Però appunto per dire che se io non avessi avuto la mia psicologa nel 2022, cioè non esagero neanche nel dire che forse non sarei qui, perché l'aiuto che lei mi ha dato in quei particolari 6 mesi del 2022, a partire da luglio a fine dell'anno praticamente, non so cosa avrei fatto, raga, non so cosa avrei fatto, perché vi giuro, lei è stata quella che ha fatto i miracoli in quella situazione e mi è stata vicino tantissimo, tanto che comunque mi diceva sempre: se hai bisogno di parlarmi, io avevo il suo numero, non l'ho mai chiamata, non gli ho mai scritto fuori dai nostri orari di appuntamento, perché non volevo appunto, che non mi piace fare questo genere di cose, come non piaceva a me ricevere le chiamate all'8 di sera dai miei clienti, stessa cosa. Quindi, però comunque lei era disponibile, soprattutto in quel periodo così tanto delicato. Poi nel 2021, che era, cioè 2022, che ormai era quasi un anno che eravamo in terapia insieme, abbiamo iniziato a lavorare su tante altre cose,
tra cui anche il self-esteem, comunque l'autostima e anche tutte queste cose in cui io andavo, io ogni volta che andavo agli esami, lei ci teneva sempre di vedermi prima, mi diceva ricordati, tu hai sempre, sai, un po' quella vocina nella tua testa che ti dice you suck, suck, non devi ascoltarla, devi tipo fare e dire I am pazzesca, ok? Tipo la sigla di Naruto, io credo in me nel cuore mio, letteralmente era quello. E possono sembrare cose stupide, e vi ripeto, anche per me all'inizio, quando ho iniziato terapia, tutte queste cose che lei mi faceva fare, ogni tanto a un certo punto mi ha fatto tenere un diario dove dovevo scrivere i momenti in cui ho avuto ansia, cosa l'ha causato e qual è stato tipo un po' lo spark di avere quest'ansia in quel momento. E molto spesso molte situazioni non erano causate assolutamente da nulla se non dalla mia testa. Ok. E quindi anche quello è stato un esercizio che a me non andava di fare. Perché è stato un esercizio che a me non andava di fare perché mi faceva sentire molto vulnerabile quello di dire... Oggi mentre guidavo, nella mia testa è arrivata l'immagine tipo della mia gatta che muore. E quindi mi sono messa a piangere. Cioè, mi sentivo molto vulnerabile perché dicevo, lo so che queste cose sono nella mia testa, ma purtroppo sono pensieri che arrivano, oppure stavo guidando e stavo pensando, cosa succederebbe se mi buttassi di sotto? You know? Pazzesco. Però io queste cose le ho dovute mettere perché lei doveva capire con cosa stavo lavorando, doveva capire cioè, le problematiche di fondo, insomma. Quindi è stato molto d'aiuto perché io le mandavo questi diari ogni 2 settimane e a un certo punto, insomma, pian piano c'erano sempre meno situazioni o c'erano situazioni più che altro triggerate da altre situazioni esterne. Quindi aiutava il fatto di non avere più pensieri intrusivi, insomma, diciamo. Quindi... devo dire, io sono sempre grata alla mia psicologa, non sono più in terapia con lei, per il semplice fatto che nel 2023, poco prima che a lui venisse diagnosticato il cancro, oh my god, abbiamo deciso di chiudere il nostro rapporto, ma non perché ci odiavamo, ma perché semplicemente lei ha detto, io credo di averti dato tutti gli strumenti che potevo darti, quindi se tu pensi di avere ancora bisogno di terapia, se tu pensi di avere ancora bisogno di qualcuno, io posso darti i nomi di qualcuno che può andare oltre con te, non solo quello che ho fatto io con te. E io al tempo volevo andare oltre, nel senso perché sono sicura che ci siano tante altre cose che devo risolvere, nonostante il suo lavoro 2 anni con lei sia stato eccellente e mi ha aiutato con tantissime cose, però appunto hanno diagnosticato il cancro a lui dopo. E quindi ho detto, you know what, I don't have time for this. Sono molto onesta, la terapia, soprattutto durante i mesi di cancro di lui, sarebbero stati molto utili, però allo stesso tempo io non avevo tempo, io facevo 2 università allo stesso tempo, lavoravo e mi prendevo anche cura di lui e ogni tanto dico, quando avrei avuto tempo di parlare con uno psicologo? Cioè, quando stavo sul cesso? Era letteralmente solo quello il motivo, il momento in cui avrei potuto lavorare con uno psicologo. E quindi ho deciso di non andare oltre, però ci penso sempre che vorrei tornare indietro, cioè tornare indietro nel senso che vorrei ritornare sui miei passi e farmi seguire da qualcun altro per andare oltre, perché ci sono tante cose irrisolte in qualche modo. Le cose principali sono state risolte più o meno, perché nel senso che comunque soprattutto questi mesi del 2024, soprattutto anche per colpa della malattia, cioè ho avuto tanti attacchi di panico, ho avuto tante fasi depressive, attacchi d'ansia, insomma queste cose che non sono state bellissime. Per fortuna io ho delle medicine che prendo, quindi quelle hanno aiutato non poco, però comunque la terapia può essere uno strumento veramente molto valido per aiutarci in soprattutto questo genere di cose. Per esempio, per dirvi, lui aveva a disposizione uno psicologo se aveva bisogno, per tutti i pazienti di cancro solitamente hanno accesso a questo servizio gratuitamente. Lui non ne ha mai avuto bisogno, ma perché lui, raga, è una persona molto positiva nella vita, è molto... cioè lui non... cioè io rido sempre perché dico, letteralmente nella tua testa c'è solo tipo la elevator music, sarà tipo quella cioè quando vai nell'ascensore, letteralmente quello, e lui ride sempre e dice, yeah, cioè lui non capisce, cioè, quando io cerco di spiegargli quello che succede nella mia mente durante un lasso di soli 5 minuti, lui tipo, ok, non capisce, però he supports me, it's ok. L'importante è quello, l'importante è non avere accanto una persona che ti prende in giro per certe cose, perché appunto molto spesso certi miei pensieri non hanno assolutamente senso e lo so da sola, ma succedono perché appunto
ho queste problematiche nella vita. E quindi cosa voglio dire con questo video? Voglio dire che se potete andare in terapia, io ovviamente ve lo consiglio, ovviamente spero sempre che possiate trovare una persona perfetta per voi, perché non sempre ci troviamo a nostro agio con la prima persona con cui parliamo. Infatti, una mia amica, per esempio, ha provato più psicologi prima di effettivamente trovarne uno per lei perfetto. Io ho avuto la fortuna di trovarmi bene con la persona fin da subito e, come vi dico, lei è stata veramente molto brava, era una persona molto empatica, molto molto empatica e ha aiutato appunto in tantissime situazioni che alle volte includevano anche un'altra persona, quindi è stata veramente, veramente professionale e io ho apprezzato anche la sua onestà di dirmi: guarda, io credo di aver fatto tutto ciò che potevo fare con te perché vedo i tuoi progressi, vedo come stai andando bene. Vi dico, non sempre mi ha detto che vedo i tuoi progressi, molto spesso io pensavo di aver fatto progressi, poi andavo all'ora di seduta e lei mi diceva: girl, that's not it, that's not it. E ero tipo: ma io pensavo di no, no, you didn't. Quindi alle volte, sai, possiamo avere una concezione molto diversa di sta andando tutto bene. E niente, questo per dire che quando abbiamo chiuso il nostro, diciamo, rapporto, io non ero molto pronta per dire ok, bye, anche perché le avevo appena annunciato che stavamo aspettando i risultati della biopsia, quindi ho detto probabilmente potrebbe avere cancro e diciamo che quella è stata l'unica cosa che non ho apprezzato di lei, che dice ok, bye. Cioè, nel senso che ovviamente non ha detto così, però è stato un po' più o meno tipo ok, però è come se non avessi voluto veramente continuare a seguirmi, anche se la situazione sarebbe stata quella, no? Quindi ci sono rimasta male per quello, ma allo stesso tempo aveva ragione, lei mi aveva dato gli strumenti per poter andare avanti con le mie forze o comunque di cercare di mettere in pratica tutto ciò che avevo imparato in quei 2 anni. Dirvi che nel mio caso la terapia ha fatto miracoli, cioè vi dico veramente miracoli. Se io penso alla me adolescente, se io penso anche alla me ventenne, avrei dovuto andare in terapia molto prima e probabilmente molte cose che mi sono successe nella vita non sarebbero accadute. Perché tantissime cose, tantissime situazioni in cui mi sono messa, tantissime relazioni che ho avuto, tantissime amicizie che ho avuto, sono state dettate più che altro dalla mia bassa autostima, dalla mia paura di essere sola, dal non saper affrontare il prossimo, dall'essere chiusa, dal non saper esprimere le mie emozioni. Non lo so tuttora, raga, sono scorpione, non lo so tuttora come farlo. Però comunque, se io avessi avuto gli strumenti che ho avuto in quei 2 anni, se li avessi avuto anche solo a 20 anni, non dico 16 anni perché 16 anni magari è un po' troppo sognante, ma se l'avessi avuto anche a 20 anni, solamente a 20 anni, sicuramente sarei in un altro posto. Sarei in un altro posto, non dico morta, raga. It's not that dark. In un altro posto, nel senso mentalmente, probabilmente anche professionalmente, probabilmente anche in relazioni, amicizie, cioè può essere, però alla fine le cose succedono per una ragione, quindi non ha senso rimpiangere. Io sono una che rimpiange molto, sono una che pensa ai peccati fatti nelle vite passate. Sono una persona che rimpiange molto le cose e dico sempre what if, what if, what if. Però allo stesso tempo realizzo anche che molte cose che sono successe mi hanno portato, anche cose, soprattutto cose brutte, mi hanno portato a cose molto belle. Quindi molto spesso dico, dovrei prendere quello con molto più filosofia, ecco. Però la terapia anche ha anche aiutato molto con i commenti online, perché io appunto non sono super mega famosa sui social, però comunque ho avuto la mia bella dose di hating online e non è bello, soprattutto la persona con ansia, con bassa autostima, queste cose qua. Se tu mi dici qualcosa di brutto, io ci crederò, ci crederò. Se mi dici sei cesso, ci crederò assolutamente. Se mi dici sei bella, non ci credo, però se mi dici che è successo, sì. E quindi mi ha aiutato molto con questa cosa, perché mi ricordo nel 2021 c'erano i miei video che andavano virali, quasi tutti, ed era una fatica perché io alle volte dicevo: voglio tanto arrivare alle altre persone, voglio tanto che le persone si avvicinino al veganismo, ma non voglio che i miei video diventino virali. Quindi era un po' un controsenso da parte mia, perché comunque era così che si arrivava alle persone, no?
E quindi alla fine ho dovuto far pace anche con questo. Infatti adesso mi diverto un po' di più online, mi diverto un po' di più quando ricevo i commenti stupidi, ci faccio il memino, rispondo con ironia, con sarcasmo. Ci sono le giornate peggiori, ovviamente, ci sono le giornate in cui mi sento peggio e oh, non ho fatto le sopracciglia, ma oh! E ci sono giornate peggiori in cui magari ricevendo commenti del genere mi incazzo un po' di più, me la prendo un po' di più, ma ci sono altri in cui invece mi diverto tanto. Quindi niente, questo per dire che questo è stato un po' quello che la terapia ha fatto per me e sono sicura che potrei fare tantissimo altro, però secondo me ho avuto in mano comunque tanti strumenti utili che mi hanno aiutata molto e che mi aiuteranno sicuramente anche in futuro. E appunto non dico di no, che non tornerò in terapia, assolutamente non vorrei tanto tornare in terapia, ma per adesso anche economicamente parlando non me lo posso permettere, perché io adesso sono disoccupata, sto cercando lavoro, mi sto occupando del dottorato, sono un po' overwhelmed onestamente, però posso dire, cioè, e anche grazie al fatto che sono andata in terapia, se io sono riuscita ad affrontare quest'ultimo anno, perché è stato un anno molto difficile, molto molto difficile, è stato difficile anche per lui ovviamente, però appunto tantissime energie mentali mi sono partite, tanto che quando il momento in cui hanno detto che lui era guarito, il momento in cui ho finito la magistrale di Montreal, il momento in cui ho finito tutti i miei corsi del dottorato, ho iniziato la ricerca, che sono arrivati più o meno allo stesso tempo, a luglio, il mio corpo si è commesso tipo si fosse spento e mi avessi detto girl, go to fucking sleep. Quindi ho passato tipo una settimana in cui tipo mi svegliavo ed ero sempre stanca, non riuscivo a fare niente, mi sentivo quasi tipo, non ho mai preso droghe, ok, però mi sentivo sotto l'effetto di droghe, del tipo che tipo sai di essere là ma è come se non ci fossi. And era il burnout, oh lol, ovviamente, cioè io tipo dall'inizio dell'anno fino all'estate ero tipo I'm doing so well, cioè tipo avevo voti alti, facevo tutto, non mancavo mai da lezione, mi prendevo cura di lui, mangiavo, alle volte no, però vabbè, dettagli, ed ero tipo oh my god girl, you're so strong, e poi sono arrivata tipo a giugno, boom, burnout, yay, però vabbè, è andata bene alla fine, è finita bene. Quindi chiudo questo video perché è proprio palesemente tipo diventato lunghissimo, per dirvi, mi raccomando raga, prendetevi cura di voi stessi, pensate sempre alla vostra salute mentale, se riuscite ad andare in terapia, do it raga, perché non ve ne pentirete, soprattutto se riuscite a trovare una persona brava che sa fare il suo lavoro. Mi raccomando, è molto importante, la salute mentale è un argomento che per fortuna sta diventando sempre meno tabù, si parla sempre di più ed è molto importante parlarne. So che tipo molte persone non vogliono andare in terapia o pensano che non gli serva, e raga non dovete andare in terapia perché pensate di essere al limite, se riuscite ad andarci prima è anche meglio, prometto. E quindi anche se pensate di aver bisogno di una semplice cosa, come pensavo io, pensavo solo di avere dei piccoli problemi di ansia, poi sono rivelate tante altre cose in più, yay, andateci, fatevi un favore e provate ad andare in terapia o comunque cercate di prendervi cura di voi stessi, e quando avete bisogno di aiuto chiedetelo raga, chiedete quando avete bisogno di aiuto, perché non siete esseri mortali pieni di potere, perché avete bisogno, c'è bisogno di collettività, abbiamo bisogno di questo, l'individualismo ci ucciderà tutti, quindi chiedete aiuto. Ah, se ci sono persone che sapete che non vi cagheranno, chiedete aiuto con persone che sapete di cui potervi fidare, ma chiedete aiuto perché è molto molto importante. Quindi se siete arrivati fino a qua vi lascio mettere un emoji, mettete l'emoji del funghetto perché mi ricorda molto gli Hobbit. Quindi detto ciò, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!